Ciao a tutti, sono Alessio Boccia di Startup Geeks e stamattina ho il piacere di intervistare Francesco Tassi, co-founder e CEO di Fortune. Benvenuto Francesco. Ciao a tutti, buongiorno. Prima di iniziare, colgo l'occasione per ricordarvi che abbiamo lanciato il nuovo canale su Telegram, lo trovate al nome Startup Italiane e vi permette di scoprire una startup al giorno. Francesco, allora, iniziamo con Fortune. Raccontaci subito cosa fa Fortune. Beh, allora, noi stiamo proprio assistendo a uno shifting dal video verso l'audio. E basta camminare in metro o in città per rendersene conto. Quando un tempo vedevamo le persone così, no? Tutte a digitare, oggi le vediamo così. E questo sta portando quindi a un nuovo tipo di interagire, un nuovo modo per interagire con la nostra tecnologia e sta facendo emergere quindi anche un altro problema, che è quello del discovery. Del resto, se noi oggi interagiamo con uno schermo per avere soluzioni, per scegliere tra alternative, se l'interazione è soltanto di tipo vocale, è molto più difficile, ovviamente, cercare qualcosa di cui non sono a conoscenza. Adesso, come posso cercare ciò che non conosco? Quindi Fortune si occupa di fare audio content discovery, quindi dare il contenuto audio giusto alla persona giusta. Ok, e come funziona in termini più pratici? Termini più pratici, c'è un'app, una piattaforma web e siamo al momento su Alexa, poi passeremo su Google Podcast. Essenzialmente facciamo una preselezione di quali sono i temi più interessanti per un utente, il quale tramite un login accede, e al primo click noi gli diamo già un flusso che è personalizzato sul proprio interesse, sui propri interessi. I nostri algoritmi di machine learning lavorano ovviamente con l'utilizzo, ma già al primo ascolto l'utente ha una selezione di quelli che sono i contenuti più interessanti, che non sono soltanto, ci tengo a specificarlo, i contenuti più comuni o più famosi, ma passano attraverso le orecchie del nostro staff e sono soggette a un'analisi molto dettagliata in termini di audio quality, di storytelling e di tipo di tema trattato. Quindi già al primo click essenzialmente hai il tuo contenuto interessante. E se non sbaglio vengono alternati contenuti podcast a canzoni, giusto? Yes, al momento offriamo anche questa possibilità, quindi per tutti gli utenti Spotify Premium, i nostri algoritmi lavorano sugli algoritmi del proprio utente Spotify, quindi generiamo un flusso personalizzato non solo per quanto riguarda l'audio streaming non musicale, ma anche per quanto riguarda la musica, quindi essenzialmente è la tua radio personalizzata. Ok. E come è nata l'idea inizialmente? L'idea è nata in auto. Nel solito casa lavoro del traffico del mattino, si è resi conto che stavamo continuando a rimbalzare tra quei sei pulsanti della radio, no? Cercando essenzialmente qualcuno che non sproloquiasse sul tema del giorno, o skippando la pubblicità, o la canzone che è già stata riprodotta 10 volte quella mattina, o lo speaker noioso. E ci siamo quindi resi conto che eravamo noi ad andare a cercare il contenuto e ci siamo chiesti, ma se invece il contenuto venisse da noi? E qui, insomma, è nata Fortune. Ok, volevo chiederti, nell'ultimo mese tu mi hai raccontato che si è evoluto molto il concept, l'idea, vuoi raccontarci un attimo meglio? Yes, sì. Allora, noi siamo partiti puramente come piattaforma che è completamente free per gli utenti. Si è evoluta nel senso che stiamo sviluppando una serie di servizi che sono attualmente una delle nostre fonti di revenue stream per i creatori di contenuto. Ad oggi l'85% dei podcast è prodotto da produttori indipendenti, quindi da autori indipendenti. E per essi manca una serie di servizi che gli permettono di produrre e distribuire il proprio podcast. Quindi ci siamo voluti nel senso che stiamo producendo una serie di servizi per loro che mancano nel panorama non solo italiano ma internazionale e ci auguriamo insomma che siano non solo utilizzati ma altamente graditi. Ottimo. E come business model hai menzionato qualcosa, ma vuoi approfondire un attimo? Yes, essenzialmente B-sided, da una parte lato B2B, noi produciamo podcast e contenuti di qualità per le aziende, in quello che viene chiamato branded content, quindi produciamo contenuti per i brand che vengono sia distribuiti esternamente, quindi immagina come una campagna marketing in podcast, utilizzata sinergicamente con altre campagne in modo indipendente,
Oppure per la formazione interna, quindi creiamo radio per brand, creiamo contenuti formativi per i brand che loro distribuiscono all'interno della stessa company, oppure all'interno di altre business unit, e questo è lato B2B, mentre lato diciamo B2C, che in realtà è un B2B2C, è appunto quella serie di servizi per i creatori di contenuto. Cosa significa? Significa una piattaforma che gli permette di guadagnare dei propri podcast, distribuirli, farsi trovare su tutte le piattaforme non solo la nostra, ma disponibili dappertutto essenzialmente, e personalizzare una vera e propria landing page che attraverso essenzialmente un unico click crea uno spazio in cui il podcaster può aggiungere survey, raccogliere mail, e quindi un unico punto di attacco dal podcaster verso i suoi ascoltatori. Immagina che oggi la maggior parte delle persone, il 99%, condivide contenuti attraverso il vecchio word of mouth, quindi il passaparola che oggi viene declinato sui social. Quindi da un lato questo è il modo in cui viene sponsorizzato, dall'altro chi lo ascolta, adesso dalla classifica worldwide, ascolta circa il 50% da Apple, che è stato verso il podcast, il 21-22% da Spotify, che si è preso una grandissima quota in pochissimo tempo, conta che in Italia Spotify è addirittura maggiore di Apple, e poi c'è il restante di altro. Quindi c'è una coda eterna, lunghissima di piattaforme dalle quali le persone ascoltano podcast. Quindi quello che facciamo noi è dare ad ogni podcaster un unico punto di accesso per tutti i suoi ascoltatori. Non deve quindi dire ascoltatemi qui o qui oppure qui, e se anche qui, ma attraverso una landing page in un one click noi gli diamo tutti i punti di accesso ai suoi ascoltatori. Questo è davvero comodissimo perché provo questo problema in prima persona e non so mai quale link condividere in un post Bene, soprattutto, sono quindi contento. lo aspetto e non vedo l'ora. E in termini di tecnologie, vuoi raccontarci le principali tecnologie che utilizzate? Ok, utilizziamo diciamo, il servizio di machine learning di Amazon per quanto riguarda appunto l'apprendimento. Siamo su Amazon Alexa come distributore su smart speaker e tra l'altro forniamo come servizio anche la creazione di skill personalizzate di Amazon Alexa, quindi in 48 ore puoi avere la tua skill, che non è una skill base tipo riproduci, ma una serie di funzionalità avanzate, come ad esempio il cercare negli episodi, ad esempio apri Startup Gix e parlami di podcast, ad esempio, in quel caso fuori la mia puntata. Ricominciare da dove avevi ascoltato, da dove avevi lasciato, partire un singolo episodio, eccetera, eccetera, e in 48 ore consegniamo. Siamo su iOS e arriveremo su Android nel 2019, essenzialmente, a seconda del roadmap, ma al momento ci concentriamo sugli smart speaker. Ottimo, e puoi dirci qualche numero? E sì, abbiamo circa 5.000 utenti. Noi utilizziamo un wow su MAU, quindi essenzialmente un numero di utenti attivi a settimana rispetto al numero di utenti attivi al mese, che è circa il 18%. Chi ascolta, ascolta molto, quindi sono sessioni molto lunghe. Non c'è un accesso giornaliero, ma più settimanale. Quando però accedono, si fanno lunghe sessioni anche fino a un'ora e mezza. Quindi c'è un grosso engagement sulla piattaforma in quello che è un formato che è quello del podcast, che tipicamente è engaging. Ok, e riguardo alle vostre i vostri programmi di accelerazione, siete stati accelerati, giusto? Vuoi raccontarci qualcosa? Sì, abbiamo stati accelerati inizialmente attraverso un programma che si chiama PDA, noi siamo più o meno di Reggio Emilia, promosso da un'industria, e successivamente da Luis Labs, che è un programma di accelerazione di Elventure, e in un fondo che è situato a Roma, ma anche una sede a Milano. E quindi abbiamo seguito il programma di circa 6 mesi e adesso usciremo in funding tra 4-5 mesi essenzialmente, per ovviamente velocizzare la nostra scalata al successo. Ottimo, ce lo farei sapere allora. Yes. E, io adesso vorrei parlare con te di una seconda parte della puntata del podcast del video. Perché
che è riguardo il problema iniziale che voi avete avuto, perché tu mi raccontavi che inizialmente avete lanciato questo progetto, questa idea di startup senza nessun numero alla mano in termini di utilizzo del podcast in Italia, giusto? Come è andata? Cioè, come avete fatto a capire che c'era potenziale appeal per questo mercato e soprattutto farlo capire anche a chi doveva finanziarvi, soprattutto proprio all'inizio? Certo. Allora, sì, il problema l'ho avuto perché il podcast vabbè, esiste dal 2003 praticamente, ma ha avuto un'esplosione a partire dal fine 2014. Ed è un fenomeno geografico essenzialmente originato negli States. Questo per due motivi. Uno, nel settembre-ottobre 2014 è uscita Serial, che è essenzialmente il podcast di successo, no? Quando c'è quel contenuto, quel film, quella canzone che di enorme successo. E parallelamente esce su tutti i sistemi operativi Apple l'app podcast, quell'app viola che tutti quelli che si comprano un iPhone si trovano installata nel cellulare. Quindi, essendo che Apple ha market share circa il 53% negli States, improvvisamente 150 milioni di persone a settembre si accorgono che esiste una cosa chiamata podcast. Ci cliccano dentro e trovano uno dei contenuti di maggior successo, più fighi mai fatti, che si chiama Serial. Questo insieme genera la podcast mania. Quindi è americano come origine e se negli States ha avuto una diffusione enorme, in Europa e in Italia invece è un fenomeno per, diciamo, ancora in sviluppo. Quindi come cavolo fai a spiegare a un investitore italiano che il tuo mercato ha grandi potenzialità se nel tuo mercato non hai ancora i dati? Immagina che noi siamo stati accelerati a partire da giugno 2018, e il primo dato disponibile in Italia sul podcast è di novembre 2018. Quindi, come abbiamo fatto? Posto che c'è sempre da lavorare in questo senso, c'è sicuramente la risposta, ma ci siamo resi conto nel primo momento in cui noi davamo il messaggio alla nostra UVP praticamente che A non era assolutamente compresa e il modo in cui lo facevamo dava risalto a parole che le persone conoscevano già, cioè noi ci sponsorizzavamo come radio essenzialmente all'inizio. Scusami, non come radio, ma parlavamo di musica essenzialmente, podcast e musica, eccetera, eccetera. E la parola podcast praticamente non arrivava a nessuno perché non lo conoscevano, non lo conoscevano. Quindi abbiamo fatto un passo indietro e abbiamo capito che, studiando un po', per portare alle persone qualcosa che non conoscevano, dovevamo utilizzare dei termini che invece loro conoscevano. Quindi, o presenti una cosa di nuovo in un modo vecchio, o presenti qualcosa di vecchio in un modo nuovo. Quindi essenzialmente l'abbiamo definita la radio personalizzata in origine, perché era chiaro il concetto di radio, che non è altro che un misto di contenuti e musica, ovviamente. Anche se non è esattamente così, però ci è servito per aggirare l'ostacolo, insieme ovviamente a portare l'esempio dei mercati in cui oggi funziona. Un investitore sa che il copycat di solito funzionano, nel senso che se ha funzionato lì, a meno che non ci siano differenze culturali abissali, probabilmente funziona anche qui. E abbiamo utilizzato il mercato europeo come esempio chiave, perché è alle nostre porte e è estremamente differente in termini anche di lingua. Se ovviamente, cioè il podcast è un fenomeno che è basato ovviamente sulla lingua, perché quindi se hai un numero di persone che parlano inglese, questo rende ovviamente facile la diffusione, ma come reagisce quando si interfaccia con multietnicità, quindi persone che parlano lingue tanto diverse? L'Europa essenzialmente è un bacino perfetto perché sono tantissime lingue, nonostante l'inglese vada un po' trasversalmente come dappertutto. Quindi il mercato europeo, che sebbene di un anno e mezzo essenzialmente è stato in ritardo rispetto a quello americano, stava fiorendo e questo ci ha dato in mano la possibilità di far capire che questo sarebbe stata un'evoluzione anche in Italia. Quindi abbiamo utilizzato, è per relazione, esempi relativi, diciamo. Per il momento ha relativamente funzionato, ogni giorno si può fare un payoff migliore, quindi non è detto che non ce ne sia uno migliore, però insomma,
ci abbiamo lavorato veramente tanto e sono state innumerevoli le volte che abbiamo dato stracciato le presentazioni rifatte da capo. Ok, quindi in pratica semplificazione e poi ricerca dei dati e comparazione con mercati esteri già più evoluti. Ma ci sono state delle domande particolari che gli investitori o comunque chi doveva valutarvi vi chiedeva riguardo questo tipo di mercato, oppure perché pensi che in Italia potrà andare bene quando non c'è ancora un mercato? Certo, quella è la domanda fissa essenzialmente. No, sì, ovviamente beh, le domande erano tipicamente: io non so cos'è un podcast, quindi la difficoltà era cercare di far capire in un pitch di 4 minuti e mezzo non solo che cos'è, ma le potenzialità che ha, perché è come se Sì. adesso ti parlo di turbine nucleari, cioè voglio dire. E ti devo anche convincere, non solo far capire cosa sono, ma fartelo capire nel modo giusto. Cioè, si può parlare di radio, ti posso dire che la radio tecnicamente è una roba che tu ascolti una voce, eccetera, ma se tu non l'hai mai ascoltata, non puoi intuire le potenzialità che ha. Il podcast è un media diverso, basato sulla voce, ma che ha uno storytelling e delle regole completamente sue, che sono, d'altro lato, il suo punto di forza. Banalmente, in un mondo fatto di Photoshop, il podcast è un ritorno alla realtà, alla trasparenza, alla voce della persona. Più togli, più roba togli, più quello che rimane è importante. Sì. Quindi, il successo, questo è un parere nostro, di questo media passa anche attraverso a un ritorno alla concretezza, alla sincerità delle cose, diciamo, Ok. senza filtri. Mettiamo così. Inoltre, abbiamo utilizzato un mercato di supporto per spiegare questo tema, che è quello degli smart speaker. Ok. Gli smart speaker, per chi non conoscete, sono quelle casse, quegli apparecchi che sono formati da una cassa e un'intelligenza all'interno, tipo quella di Siri, dell'assistente vocale, con il quale tu puoi interagire. Puoi fare comandi, ascoltare cose o addirittura compiere azioni in casa attraverso la smart domotics, quindi abbassare le tapparelle, queste robe qua. Questi smart speaker sono stati inseriti anche lì intorno per la prima volta nel 2015 essenzialmente e hanno avuto una crescita esponenziale, cioè la diffusione è maggiore di quella degli smartphone quando uscirono, che hanno un attimo segnato la nostra epoca. In America oggi circa 65 milioni di persone hanno uno smart speaker, il 23% della popolazione, che in 2 anni è un miracolo del product placement, cioè fare il 23% in 2 anni è Sì, è incredibile. incredibile. E quindi portando questo esempio di tecnologia a supporto, abbiamo un po' spiegato anche la necessità di voce nel futuro. Inserire la voce non è la prima volta che si fa, cioè sono tecnologie che sono state provate, ci provò IBM negli anni 70, poi le segretarie arrivavano esauste da queste sessioni di dictation, quindi hanno abbandonato completamente il progetto, ma del resto anche la VR è stata introdotta a fine anni 80 e poi è stata completamente abbandonata perché la gente vomitava. Insomma, non è mai una nuova cosa, sono cicli evolutivi e noi riteniamo però che in questa fase di sviluppo sia il ciclo giusto, nel senso che sono tutti i segnali per farci credere questo. Ok, e adesso quello di spiegare appunto il mercato dei podcast e quindi la potenzialità della vostra idea, ti sembra un problema, tra virgolette, un problema risolto o comunque sei ancora sempre lì a dover spiegare tutto in modo molto, insomma, molto preciso e semplificando, insomma, i concetti? No, non è mai un problema di risolvere. C'è sempre un modo più intelligente di dire le cose, Modo più semplice. è o più semplice di dire le cose. Del resto, si dice che se non sei in grado di spiegarlo in 10 parole, vuol dire che non l'hai capito neanche tu. E quindi è sempre in realtà un'analisi con te stesso, esattamente. Perché per trasmettere molto bene devi essere in grado di spiegarla a tua nonna, no? Come si dice. Ok. E quindi Esatto. in realtà, anche se. Cioè, si sta creando awareness intorno al media, c'è ancora molto lavoro da fare. Per fortuna ci sono competitor indiretti che stanno portando avanti questa evangelizzazione. Parlo ad esempio di Audible, che attraverso il mondo degli audiolibri sta portando il tema dell'ascolto comunque mainstream. Parlo di Storytel, parlo di Spotify che ha introdotto i podcast da qualche anno. A gennaio ha comprato
Anchor e Gimlet, che con un investimento di parecchi milioni ha dato veramente il via ufficiale del business a questo tipo di media, e Daniel Ek stesso ha detto il futuro di Spotify è nell'audio, non per forza musicale. Tutti questi competitor indiretti, tra virgolette, perché abbiamo business model differenti, ci stanno aiutando a spiegare alla gente che cos'è un podcast. Ok, perfetto. E, ci sono altri consigli che tu daresti a delle persone che magari stanno per avviare una startup, ma hanno appunto il problema del dire è qualcosa di troppo complesso, di troppo sconosciuto per farlo capire agli investitori? Sì, copiare dagli altri, nel senso che quello che abbiamo fatto noi banalmente, ci siamo andati a prendere tutti i deck delle startup più conosciute che sono state in qualche modo disruptive nel loro mercato, da Airbnb a LinkedIn, eccetera, eccetera. E ci siamo guardati tutti i keynote di Apple quando lanciavano un nuovo prodotto disruptive, tipo il tablet, tipo l'iPod, eccetera, eccetera. E ci siamo messi lì ore a cercare di capire, ok, lui sta dicendo questa cosa, nessuno la sta cioè, nessuno la può capire, perché ha scelto di dire con queste parole, perché ha usato questo termine specifico e non ha usato quest'altro termine. Quindi deck dopo deck abbiamo capito che loro utilizzavano tutti i paragoni relativi con altre realtà, anche di altri settori. Ok, sì, sai, vabbè, oggi esiste il Netflix di qualunque cosa, l'Uber di qualunque cosa. A parte questi esempietti così, in un pitch si è in grado di entrare un po' più nel dettaglio della frasetta d'effetto. Lo stesso LinkedIn, ad esempio, nel suo deck ha utilizzato tantissimi altri esempi di company disruptive che in qualche modo però sostenevano il suo modello. Quindi non ha parlato in prima persona di HR recruitment attraverso i social, essenzialmente. Però ha detto è come quelli che hanno fatto così, è come quelli che hanno fatto così, è come quelli che hanno fatto così. Li metti insieme e c'hai LinkedIn, essenzialmente. Vi dico, copiate a manetta perché non si reinventa mai la ruota, ma qualcuno l'ha già fatto prima di voi, dovete solo contestualizzare nel vostro settore. Ottimo, sembra un ottimo suggerimento, ti ringrazio. Bene. Ultimissima domanda, cosa ti ha stupito di più del fare startup? Mamma mia, direi cosa non mi ha stupito praticamente. No, vabbè, devo dire che quando la pensavo nella cameretta uscito dall'università praticamente, che non sapevo niente di startup, ero veramente figlio dello stereotipo alla Apple, cioè, ma sì, cosa, basta, un garage. Una mente così, poi due robe e via miliardari praticamente. Dopo te la andavi a godere le Seychelles, cioè robe del genere. Ovviamente non è assolutamente così. No, quello che mi ha stupito è veramente la necessità totale di volere questa cosa con i tua cellula, praticamente. E credo anche che il mio percorso, che è stato di lavorare mentre facevo startup, praticamente non è stato un salto completamente nel vuoto, mi abbia evangelizzato veramente. Ed è una cosa che onestamente consiglio. Quindi farsi Perché è prima una vita di merda, un'esperienza, è una vita di merda essenzialmente, cioè non dormi, non vedi i tuoi amici, mangi da culo, serate lunghissime, poi il giorno dopo nell'altro ufficio, hai degli switch mentali continui, però se la porti avanti, cioè la considero come un cancello, capito? Se necessario, perché se molli lì vuol dire che non fa per te, perché dopo è mille volte peggio, cioè è proprio l'aperitivo quello lì. Quindi credo che mi abbia stupito la totale dedication proprio che devi avere a questa cosa, anche in modo intelligente. Certe volte non puoi combattere tutte le battaglie, ci devi dare a mucchio, devi capire quando è il momento di lasciare cosa, perché è una cosa che ti assorbe completamente, te la porti a casa, te la porti a letto, te la porti sempre con te. E quindi sì, questo. È tipo un cane necessario, un figlio necessario di attenzione sempre, non puoi mai abbandonarlo. Perché se È abbandoni il tuo tu, bimbo. è il tuo bimbo, se abbandoni tu non va avanti. Però sono sicuro che ti piace. Sì, no, bellissimo, lo Perfetto, rifarei mille volte. Francesco. Io ti ringrazio tanto. Suggerisco a tutti di andarsi a scaricare l'app di Fortune. Grazie. E per chi ha Amazon Alexa anche di provare la skill. E
E niente, un grosso in bocca al lupo, teniamoci in contatto e a presto. Ciao Grazie, Francesco. grazie mille, Ressi, grazie a tutti. Ciao.